Comunemio.it, quest'oggi si trova a Taormina, Palazzo Duchi Santo Stefano. Siamo in compagnia del direttore artistico, avvocato Giuseppe Aragonese, perché quest'oggi c'è una presenza importante a Taormina, la presenza del premio Nobel per la pace Lech Walesa, ex presidente polacco dal 1990-1995. All'avvocato noi porgiamo subito questa domanda: come mai questa presenza oggi a Taormina? La presenza del presidente emerito Walesa è una conquista sul protocollo e sul cerimoniale ufficiale della visita prevista a Palermo ed è una, diciamo così, un'eccezione che è stata inserita grazie a un membro del nostro consiglio di amministrazione, per l'esattezza grazie a Giuseppe Caudo. Giuseppe Caudo e anche al professor Antonio Di Giovanni, che anch'esso è membro del nostro consiglio d'amministrazione. È stata una fortuita digressione che è stata proposta all'EC e che lui ha immediatamente accettato di inserire nel programma. Del resto pensavamo che una visita fatta in Sicilia che non contemplasse una tappa a Taormina avrebbe dato un quadro, fra virgolette, zoppo di quello che è la Sicilia. Sicuramente Palermo e la sua visita a Palermo è stata pregna di importantissimi eventi e importantissimi incontri, ma avrebbe avuto uno sguardo limitato alla visione della Sicilia o della Sicilia occidentale. La Sicilia orientale è ben altro rispetto a quel panorama anche culturale, e abbiamo pensato fosse bene che venisse qui in visita per avere quello che è la summa dell'idea della Sicilia orientale, quindi della sua cultura, della sua storia, e quale miglior tappa di Taormina. E quindi fortunatamente, e con questo lavoro di mediazione di questo membro del Consiglio di Amministrazione, che ovviamente ringrazio e ringrazio anche a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, abbiamo avuto questa possibilità. Avvocato, in qualità di direttore artistico le porgo l'ultima domanda: quali progetti imminenti avete in programma o in fase di organizzazione per la stagione 2014? Ma nella stagione di 2014 abbiamo già minutato, mettiamola così, un programma che ha come tema fondamentale il viaggio. Questo perché volevamo, tra virgolette, dare onore al nostro nuovo insediamento, interpretandolo come appunto un percorso in fieri, e un po' perché secondo me rappresentava quello che è la caratteristica principale dei taorminesi e di Taormina, quella di essere appunto un nodo centrale di una serie di percorsi che uniscono l'Europa al Mediterraneo, e soprattutto perché i taorminesi, con la loro tradizione di accoglienza dello straniero, necessariamente si sono sempre confrontati con l'idea del viaggio. Non solo, ma i taorminesi stessi sono stati viaggiatori, almeno la maggior parte di loro, fino a un certo periodo della nostra storia, si sono sempre interfacciati con culture straniere in maniera tale da integrarsi e integrarle nel nostro territorio. Quindi quale migliore occasione per celebrare questa capacità di Taormina di essere via e al tempo stesso tappa. E quindi questo sicuramente è uno dei prossimi appuntamenti. L'idea sarebbe iniziare alla fine di aprile, verso la fine di aprile, con il nostro programma che in questo momento stiamo limando e integrando. È un programma che ho presentato, che ho fortemente voluto, ci sono interventi molto interessanti per vedere le collaborazioni con realtà locali e tuttavia internazionali, come il Festival Internazionale del Libro, e ci sono collaborazioni anche con la Cina e con il Giappone.
Questo perché appunto volevamo quanto più possibile dare un taglio internazionale alla nostra azione, anche perché in questo momento la cultura si confronta indubbiamente con l'idea di globalità. Non possiamo rimanere una visione ombelicale di Taormina, né possiamo coltivare una visione localistica della nostra cultura, perché andremo contro quello che è la nostra tradizione ed andremo contro quello che è il trend culturale internazionale. In questo momento nel nostro panorama culturale ci sono tanti attori, e tutti questi attori non si concentrano mai nel momento in cui vogliono veramente incidere sul tessuto culturale, non si fermano mai, dicevo, alla una visione locale, si espandono. Anche noi dobbiamo espanderci. Con la passata amministrazione della Fondazione Mazzullo, grazie al presidente Loturco, si è iniziato questo cammino. Ricordo appunto che il presidente Loturco fu il promotore del cosiddetto Taormina Global, una bellissima serie di convegni che appunto si incentravano sulla focus su eventi culturali e incontri con personalità proprie di culture straniere di grosso livello. Noi abbiamo cercato di instradarci su questo binario e implementarlo. Vogliamo mantenere quel livello di qualità, siamo tutti coesi in questo, tutto il Consiglio di Amministrazione è coeso in questa indicazione di massima. Vogliamo fare in modo che la qualità che è stata raggiunta negli anni passati venga mantenuta e, se del caso, elevata, proprio perché siamo convinti che la Fondazione possa far sì che questo palazzo, il Palazzo di Santo Stefano, che è sede della Fondazione stessa, possa diventare un vero e proprio centro di cultura. Un centro di cultura sicuramente leader non solo nell'ambito locale, ma in ambito regionale e in ambito nazionale sicuramente. Questa è una delle nostre visioni. Poi ovviamente noi speriamo che vada tutto per il meglio, che i vostri lavori, le vostre intenzioni ottengano e raggiungano le mete prefissate. La ringraziamo, direttore artistico, e attendiamo quindi buone nuove. Grazie e buon lavoro. Buona serata, arrivederci.